14 di agosto, ennesima edizione di questa canoata con le fiaccole, emblema le fiaccole che unisce queste due località, che quest'anno per la prima volta si sta parlando di un comune unico. Quindi questa fiaccolata in qualche modo ha preannunciato qualcosa che è accaduto anche a livello amministrativo. Abbiamo unito questi comuni e questa fiaccolata ora sarà all'interno dello stesso comune. Un evento molto bello che sta riscuotendo tantissimo successo. Questa sera siamo dispiaciuti perché a tanta gente abbiamo dovuto dire di no. Di no perché le canoe non sono sufficienti, di no perché lo spazio per ospitarli a cena non è sufficiente. Questo vuol dire che ci sarà un impegno per la prossima edizione di trovare nuove canoe per poter offrire a tutti la possibilità di fare questa magnifica esperienza e spazio ulteriore per poter mettere nuovi tavoli, ulteriori tavoli per mettere più gente a cena. Quindi questo è semplicemente un segnale di una buona riuscita di un evento che sta facendo veramente felice tante persone per provare questa esperienza unica sul nostro grande fiume. Poter pagaiare alla notte con bello vedere i gabbiani che sorvolano la nostra testa e i cefali che saltano sbattendo qualche volta anche sulle nostre canoe. Importante ringraziare quelle associazioni che sul Po svolgono un'attività di volontariato e riescono a mettere in piedi queste situazioni proprio grazie al loro operato di tutto l'anno che tengono in ordine aree sul Po, aree golenali, c'è l'associazione nautica e la folaga di Felonica. Grazie proprio a questi spazi noi riusciamo ad avere una base di partenza come stasera, dove abbiamo preparato tutte le canoe per poi spostarsi sulla spiaggia di Rimpettaia e lì accendere tutte le fiaccole. Poi si parte tutti insieme, sempre con i volontari che in barca ci seguono e ci danno assistenza per arrivare fino alla folaga di Felonica, dove di nuovo un'altra associazione ci ospita e sta già cucinando per prepararci la cena. Tutto questo sta accadendo sul Po e sul Po queste associazioni assieme ad altre stanno mettendo in piedi per l'1, 2, 3 settembre un evento di letteratura nazionale, 3 giorni sul Po dove vengono unite 2 città storiche come Mantova e Ferrara. Quindi si partirà dal lago di Mantova, questa bellissima visuale sulla città che è stata capitale della cultura, per arrivare fino in centro a Ferrara, in Darsena, in 3 giorni con 2 pernotti, uno a Revere e uno a Felonica, dove la gente potrà usufruire delle aree e questo evento a grande scala sul Po. Oltre che toccare tante terre, tanti paesi, dà la possibilità anche di promuovere le specialità culinarie. Infatti nelle serate si potrà avere modo, i canoisti e anche gli accompagnatori, di assaggiare i prodotti tipici del luogo.